Il rapporto COP già è una miniera pressoché insostituibile sia di dati sia di relazione tra dati per meglio comprendere l'evoluzione della società attraverso i consumi, che è la lettura sicuramente più fedele per capire il paese che cambia. Cosa abbiamo voluto fare noi? Siamo partiti da un materiale già ricco, arricchito poi ulteriormente da quanto sta facendo il sito Italiani COP, proprio per divulgare questo rapporto e per far sì che gli stessi soci COP acquisiscano sempre maggiore consapevolezza di quello che consumano e delle relazioni tra il consumo e le nuove tecnologie digitali. Oggi nel suo intervento lei comunque ha spiegato nel dettaglio quelle che sono le 1000 tavole degli italiani. Anche perché questa è una parte sicuramente attraente del rapporto COP, di quanto COP sta facendo sui dati Istat e che mette a disposizione attraverso un portale a tutti i soci consumatori e a tutti gli utenti. Sicuramente è una facilitazione ulteriore per capire il paese che cambia e le sue tante differenze geografiche. Liguri ancora in testa nel consumo di olio extravergine. Liguri in testa al consumo di olio extravergine, ma anche nell'uso dei social e nell'uso dello smartphone. La Liguria, ricordiamolo, è una delle regioni in cui è maggiore, penetrazione di internet anche nelle corti d'età superiori.